E bentornati qui dal Masters of the Review, ragazzi. E perché siamo qui oggi? Perché andremo a continuare la nostra serie di One Piece World Seeker. E oggi andremo a fare i capitoli. Andiamo a vedere un po'. E facciamo un attimo partire la registrazione, quindi 3, 2, 1, no, ho sbagliato. 3, 2, 1. Via. E quindi facciamo carica e andiamo a caricare i capitoli 6. Ok. È un bordello, ragazzi. Ecco, amo il 5 anche. Ok. Ok, eccoci qua. E andiamo nel gioco. Dovevamo salvare tutti i cappello di paglia. Avevamo salvato Franky. E adesso andiamo a vedere a chi tocca. Mi sembrava Robin, però. Dovrebbe essere Robin la prossima. Buttiamo all'interno di questo gameplay. Questo. Ci sono i fantasmi. Se non sbaglio, questo dovrebbe essere il settimo video che faccio, pure il sesto. Il sesto video, penso, di questa serie. Comunque sia, vi metto la playlist qua in alto a destra sulla scheda, qua anzi, sulla scheda e niente, vi passerà la notifica proprio adesso. Con tutta la playlist di questi gameplay che ho fatto fino adesso di One Piece World Seeker. Mamma mia, sempre caricamenti interminabili. Ok, siamo. Finalmente ce l'abbiamo fatta. E adesso andiamo al punto X. Trova gli altri pirati di cappello di paia. Omaera Shinderu. Abbiamo sbloccato anche l'UFO, sì. Corriamo veloce. Mettiamo il turbo. Oh, è pieno di pirati qua. Pieno di marina. Un campo minato. Sì, ma dove cazzo devo andare io? Apriamo la mappa. Ok, andare lì. Falo buono. Dove c'è il punto esclamativo rosso? Qui quindi. Sì, ma grazie al Kaiser, però. E cavolo faccio arrivare laggiù in così poco tempo? Papagia with the road. Vai. Veloce. Che non me lo indica, forse è proprio il livello così. È proprio questo livello qui sicuramente che non me lo indica. Dove devo andare? Fatto apposta, penso. Per renderlo un po' più difficile. Vedi, ragazzi, andare là. Più o meno quasi. Forza, mettiamo il turbo, cazzo.
Ecco qua. Chi è Sanji? Ah no. Sembrava Sanji. Sanji nero. Il Black Sanji. Ah, qui ci sono i marini, bisogna fare a botte. Affanculo. E qui, ecco, c'è il punto esclamativo, quindi c'è Jean. Jean, hai scoperto qualcosa? Mi spiace, ancora niente. E tu, Rufem, per esempio, se sono dei Mongustai potrebbero cercarli nei ristoranti, se sono dei dormiglioni invece nelle locande e così via. Piacere fare la tua conoscenza, Madame Migella. Io sono Sanji, il tuo beneamato cavaliere. Ah, capisco. Sanji! Rufy, sei salvo? Rufy, lo conosci? Certo, è il nostro cuoco. Rufy, quando hai incontrato una ragazza così meravigliosa? Mi hai ripescato quando sono caduto in mare dalla prigione celeste. Quando sei caduto in mare? Ehi, aspetta un attimo. Ti ha fatto la respirazione bocca a bocca? Beh, anch'io sono caduto dal cielo, perché le cose migliori capitano sempre a te? Accidentaccio, non credevo di poter invidiare qualcuno che ha ingoiato un frutto del diavolo. Ops, forse non è il momento migliore, madamicella. Permettimi di presentarmi, io sono Sanji, beneamato cavaliere nonché cuoco della giurma e cappello di paglia. Io mi chiamo Jean, è un piacere di conoscerti, Sanji. Che nome meraviglioso, Jean! Cosa ci facevi qui, Sanji? Ho provato a cercare Nami e gli altri a Emerald Town, ma i Marine mi stanno sempre addosso. Ora che ci penso, a quei tizi sono caduti documenti che avevano tutta l'aria di essere ordini della Marina. Purtroppo sono scritti in codice e non ho idea del loro effettivo contenuto. Di trattarsi di informazioni riservate. In codice. Ti dispiace se do un'occhiata? Vuoi che puoi decifrarli? Sono la leader antimarina, dopo tutto. Ho i miei informatori. Sei incredibile, Gian! Semplicemente incredibile! Dammi Swan! Informazioni riservate, come una mappa del tesoro? Aspetta, ma che strano. Questi ordini sono incompleti. Dici sul serio? Qui recita chiaramente parte 1 di 3, quindi mancano le altre due. Gli altri potrebbero contenere informazioni su di noi e sulle prossime mosse della Marina. Se racchiudessero dettagli sui piani della Marina, potrebbero essere inestimabili. Ho capito, forza Sanji, andiamo a cercare le due parti mancanti. Qualunque cosa per aiutare Jean, per iniziare, deviamoci e perlustriamo Emerald Town. Mi raccomando, voi due, siate prudenti. Ora Emerald Town è piena di Marine. Non mi meraviglia fossero tanti. Non preoccuparti, troveremo gli ordini e torneremo in un battito di ciglia. Ehi, forse Musubi potrebbe darci una mano. Musubi? È la donna che si occupa di raccogliere gli ingredienti per il pranzo dei suoi bambini. È sempre in giro, potrebbe essersi imbattuta negli ordini mancanti. Pranzo? Credi che possa preparare da mangiare anche a me? La casa di Musubi è sulla quinta strada di Emerald Town, se non sbaglio. Il nome della strada è scritto sul cartello alla base delle scale. I bimbi di Musubi giocano vicino alla quinta strada, quindi possono aiutarti a trovare la casa. Sicuro, andiamo a mangiare da questa Musubi e a trovare il resto degli ordini, ovviamente. Andiamo a mangiare da Musubi, insieme a Sanji, anche se non c'è. Quindi dobbiamo andare a Sapphire Town.
Proviamo a sbloccare qualche abilità, vediamo un po'. Questo è interessante. Oh, dai, aumentiamo la durata del Gongo Mufo, dai. Adesso dura mezz'ora. Dura tantissimo, però. Figata. Suke! No, lì mi gustava saltare. Legno piccolo. Ah, c'è qualcosa là qua dentro. C'è uno scrigno del tesoro. Che cosa ci sarà dentro? Wapo Metal. Wapo Metal. Voglio volare un po'. Quindi cioè adesso dove cazzo devo andare qui? O qua o qua. Dove devo andare? Topa. Topaz Dine Town, questo. Devo andare qua. No, qua. Forza. Ah, però adesso sta più divertente perché è un po' più difficile trovare la strada, quindi ci vuole un po' più di organizzazione. Ma che mi viene da qua, poi da qua. Eh sì, devo passare tutto intorno qua, certo, meglio. Andiamo qua, lassù, da qua. Non spacchiamo cosa, no? Non c'è divertimento. Adesso mi fai il ratto, mi fai il capimento. Gongom Rocket. Rocketto! Rocketto! Pensate quando ce l'ha fatto le missioni secondarie, ma che rottura di scatole. Botte, quelle forti ragazzi. Poi che cazzo.
sotto, bastardi. Ah, non mi prendete, non mi prendete. Ah. Io vado veloce. Vai, stiamo indo al cazzo. Stai a Milano, sta. C'è un baglione, scusa, scusa. C'è una pista qua, no? Ma dai, superato. Ho cazziato, l'ho superato. Era qua giù. Ah, gli ho detto a Marina, per cazzo. Gli ho detto questo, bastardo. Ah, c'è Zoro! C'è Zoro, c'è. Bella quella. E qua dovrebbe starci Zoro. Eccolo, quello è Zoro, raga. Beh, sono colpito, sei fortissimo anche senza ambizione. Possibile che dipenda da quella strana tuta? Zoro, il cacciatore di pirati, ho sentito parlare delle tue abilità, ma superi di gran lunga le mie aspettative. Ti ringrazio per le informazioni, i dati di terza mano non sono mai affidabili. A quanto pare è arrivato il tuo capitano. Ora basta, non ho tempo a perdere con te. Dove pensi di andare? Al contrario di voi pirati, io sono un uomo impegnato. Se non sei soddisfatto, puoi sottoporti al loro test. Porca puttana.
Queste cazzo esplosioni, bastardo. Morto. A fare in culo. Bastardo. Eccoci. Accidenti, quei robot erano fantastici, chissà chi li ha costruiti. È stato quel tipo a inventarli, è della marina, vero? È della marina, vero? Zoro, dov'è il tizio dei robot? L'ho perso di vista mentre ero impegnato con i marine. È il direttore di quest'isola, giusto? Allora perché non ha cercato di catturarci? Non lo so, ma ha detto di essere impegnato. Forse doveva starnare una ciurma di pirati. Anche noi siamo pirati, sai? Oh, quasi dimenticavo, ho qualcosa per te. Una chiave? È la chiave di una cella della torre carceraria dove hanno rinchiuso Robin. Sul serio? Allora sta bene? Sta bene, mi ha chiesto di procurarmi la chiave della sua cella, ma sulla via del ritorno all'improvviso mi sono ritrovato fuori dalla prigione. Ah, non cambierai mai, Zoro. Sbaglia sempre strada, sbaglia. Ad ogni modo, è ora di salvare Robin. Bravo, non perdere tempo. Oh, tu non vieni? Non hai bisogno di me, no? Seguirò il direttore, c'è qualcosa che non mi convince sul suo conto. Tu vai a liberare Robin. E andiamo a liberare Robin. Gaccia. Luffy, sei nella torre carceraria, vero? I marini sono in subbuglio. Proprio così, sono qui per salvare Robin. Ma non so dove sia la sua cella, da che parte dove andare. In tal caso, andrò anch'io a Ruby Village. Voglio fare il possibile per aiutarti. Ricorda, lascerò acceso il lumacofono. Contattami ogni volta che avrai bisogno di me. Grazie, Gianna, a dopo. Come faccio ad entrare? La torre carceraria ha dei condotti di aerazione nel soffitto. D'accordo, proverò a scalare il muro. No, cazzo, mi. Qui c'è qualcosa della mia casa. Un po'. Gatta d'inganno, c'è qualcosa. Un gong, gatta d'inganno. Che figa, succhè! 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 Come cazzo faccio a scalare questo coso qui? Andiamo, studiamo un attimo. Allora, dobbiamo riuscire a arrivare lassù. Oh, qua. Qua su. Quella qua. Dovrebbe essere qua. Studiamo un po'. Aiuto! Sbloccato l'obiettivo, tiratore scelto. Figata. Su che? Ontoni. Sono a metà strada. No! No! Fuck! No! Peccato, arrivo andando avanti. Allora. Qua, ora qui. Ora qua sto tornando a posto. Piuma piccola. Bene, siamo saliti, cazzo. Ci sono quasi. Poi faccio la Ruffy. Qua. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Grande, ce l'ho fatta. Tocia! Fantastico, Rufy. Fantastico, fantastico, fantastico. Quindi Robin è da qualche parte nella prigione? Sì, è così, tuttavia non so quale cella. D'accordo, posso sentire se c'è qualcuno nelle vicinanze.
Mamma mia, ragazzi, quando stiamo avanti, guardate che bello. Che figo, questa deve essere la copertina. La copertina di oggi sarà questa, ragazzi. Andiamo a salvare Robin. Pa 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 pa. Trova la cella di Robin, sarà qua vicino. Adesso facciamo un po' di gatling gun, ragazzi, ci vuole. Gatling gun. Avevo fatto il gatling gun a questi due. No, non ho fatto tempo. Ah, cagata. Gatling gun. Allora, Aoshoku. Ecco, c'è Robin. Eccolo. La nostra Robin. Sta qua dentro. Ah, ok, così. Però un attimo, andiamo a prendere questo tesoro qui. Treasure. Che c'è dentro? Un cazzo. Bozzolo di falena Andromeda. Catene di Andromeda! E la cella di Robin è sbloccata. E finalmente. Ehi, si sta aprendo. Fermo. Tashiji. Ruffi cappello di paglia. Ehi, la spadaccina occhialuta. Ora dimmi cosa credevi di ottenere. Nanda tu! Sono qui per salvare Robin. Come osi avventurarti in una prigione della marina? Fine della corsa. Muore a fare Robin e combatte Robin, scusate. Oh, mi spara la star. Edok! Porca puttana, troppo bella la dringa. Morta, col Gatling Gun. Fine, dai. Adesso veniamo in Robin. Sì, sono impegnata al momento. Che cosa? Ma io... Arrivo subito. Per oggi il tempo a nostra disposizione si è esaurito, Ruffy cappello di paglia. La prossima volta non sarai altrettanto fortunato. Presto! Bye bye! Nanda, prima Smokey, ora lei. Che succede, Ruffy? Tutto bene? E ho trovato la cella di Robin. E apri la cella di Robin. Finalmente l'apriamo. Finalmente si apre. Vedo che sei qui per salvarmi, grazie Ruffy. Ti trovo in forma, a quanto pare non te la sei passata male qui. Oh sì, non mi hanno messo la manette di amalgatolite, quindi ero in grado di utilizzare le mie abilità. Tuttavia mi domando perché abbiano concesso a un prigioniero una tale libertà. Ho provato a scoprirlo, ma senza successo. Magari l'hanno dimenticato. Beh, possiamo riprendere il discorso più tardi. Ora andiamocene di qui. Dobbiamo raggiungere il villaggio vicino a dove si trova Gian. Ruffy a Ruby Village. Adesso bisogna andare veloce. Mettiamo il turbo, ragazzi. Scappa via da qua. Vogliamo via.
Obiettivo sbloccato. Wow! Vola per 5 secondi durante un singolo gongom rad senza toccare terra. L'ho fatto cicando, l'ho fatto. Ah, siamo già arrivati. Che figa. Succhè! Bentornato, Luffy. Mi fa piacere vederti entrambi. Vedervi entrambi sani e salvi. Robin, ma tu sei. Questo è Gian, ci aiuterà a trovare gli altri. Capisco. Grazie per averci aiutati. Non è da tutti correre dei rischi per collaborare con dei pirati. Beh, Ruffy non è un pirata come tanti, talvolta dimentico persino che lo sia. Ah, capisco. La permanenza in prigione ti avrà stremato. Vieni, ti porterò in un luogo sicuro dove potrai riposare. Grazie, apprezzo molto. A dopo, Ruffy, se avessi bisogno di qualcosa fammi sapere. Non mancherò, grazie Gian. Torricacciai, missione completata. Ok, quindi adesso abbiamo salvato. Ne abbiamo salvati tre. Che abbiamo salvato. Franky, Robin e Zoro abbiamo trovato. Cioè, è anche Sanji però. O non lo contano? Forse. Beh, Sanji forse non lo contano, che non bisognava salvarlo proprio. Adesso vediamo. Mazzato la vecchia, ho mazzato la vecchia, porca. Ho chiappato la vecchia, ho chiappato. E vabbè ragazzi, su queste immagini possiamo anche salutarci. Mi raccomando, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, anche per supportare questa serie che sto ormai portando avanti da parecchie settimane. Anzi, da oltre qualche mese che la porto avanti. E mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, sempre quello là. Vi metto il banner che vi passa qua a destra. E anche su Instagram seguitemi che sono molto attivo, ragazzi. Mi raccomando, lì pubblico tutti, diciamo, gli spoiler dei video che andrò a fare e che sto facendo anche. E vi metto il banner a sinistra sopra. Lo faccio scorrere. E niente, ragazzi. Ah, spuntate anche la campana. Mi raccomando, rimanete sempre aggiornati con i video. Ci vediamo alla prossima. Dal Masters of the Review è tutto. Ciao, ragazzi. In gamba.